Allora, ci troviamo nella zona di Corso Garibaldi, conosciuto come dove sta l'altare di Fravaca, è dell'altare fabbrica. Gli altari, la festa erano, si deve fare adesso, l'altra volta è la festa principale di Dorote Greco. E sono dei pannelli di 2 metri per 2, alto 15 metri. Qui c'era un pittore particolare, Don Nicolino Ascione, che invece di fare la tela con i pannelli, li costruiva proprio. È dato anche il nome alla zona, l'altare di fabbrica. Nell'ignoranza di pittare dall'epoca, Don Nicolino usava per dipingere dei pennelli grandi, che sembravano le scope. E la gente diceva, Don Nicolino sta pittando con la scopa. È stato interessato al progetto Porto Vesuvio. È stata basolata e continua fino a via Salvatore Noda. E diciamo, è una delle poche strade che possiamo trovare nel Golfo di Napoli, cioè da San Giovanni fino a Torreggiata. Non esiste un'altra strada come questa, che dal mare porta direttamente al centro e fa anche da corridoio che cambia anche l'aria. E guardando dall'alto ha un effetto ottico, sembra di guardare il mare che si alza, che il mare sta sopra.